Comunque, ora cominciamo a vedere il primo esempio di dispositivo a semiconduttore, che è il diodo aggiunzione. Diodo aggiunzione vuol dire diodo aggiunzione PN, poi il fatto che sia PN lo trascuro più avanti. Allora, per capire come funziona, conviene che partiamo dalla situazione di equilibrio termico e immaginiamo di avere due tasselli separati, uno drogato P e uno drogato N. Allora, all'equilibrio termico, immaginiamo di averli separati. Quindi un tassello di tipo P è questo. Un altro tassello di tipo N è questo, quindi questa è la zona P, questa qui è la zona N. Chiaramente le due zone sono complessivamente neutre, no? Voi sapete, nella zona P ci sono ioni negativi fermi, li faccio come delle palline grandi, insomma, tanto è uno schema di principio, no? Quindi e poi ci sono, facciamo le blu, delle lacune mobili, delle lacune carica mobile che sono in concentrazione uguale a droganti, no, di tipo accettore che sono stati inseriti. Complessivamente è neutra la regione, chiaro? Tanti elettroni quanti ioni. Nella zona N invece gli ioni sono di tipo donatore, quindi quando donano l'elettrone rimangono carichi positivamente e non si muovono, quindi ho un fondo carico positivamente, e poi ho degli elettroni liberi in concentrazione uguale al drogante che ho inserito. D'accordo? Questa è la situazione tipica che ho. Le due regioni sono complessivamente neutre. Tutte e due complessivamente neutre, sono ciascuna in equilibrio indipendentemente. Va bene? Ora, un diodo aggiunzione PN è fatto da due regioni, una P e una N, attaccate. Per farvi capire un pochino meglio come cosa succede, mi conviene farvi vedere, fare una specie di esperimento mentale. Immaginiamo che cosa succedesse se avessi due regioni separate e a un certo punto le avvicinassi. Okay? Non è così che succede perché viene costruito insieme, però aiuta a capire qual è la situazione di riposo, no, di regime che si raggiunge. Allora, adesso le attacco. Che cosa succede quando attacco le due regioni? Quindi passo a questa situazione. Allora, guardo, faccio vedere soltanto la differenza. Chiaramente gli ioni non si spostano, è inutile che li ridisegni. Quello che succede è che nella zona P ci sono tante lacune e non ce ne sono nella zona N, quindi appena metto le cose a contatto, per l'agitazione termica delle lacune, ci sono delle lacune che passano dalla zona P alla zona N. Nella direzione opposta non ci passano perché non ce n'è. Quindi ho un netto trasferimento di lacune dalla zona P alla zona N e ho analogamente un netto trasferimento di elettroni dalla zona N dove ce ne sono tanti alla zona P dove non ce ne sono. Questo spostamento fa sì che si crei una zona di svuotamento qua, perché cosa succede? Vedete qua in questa zona, ci sono due cose da dire innanzitutto. Che cosa succede a queste cariche che vengono
iniettate nell'altra zona. Immaginate, le lacune che finiscono da questa parte, non è che fanno molto, vengono iniettate, viaggiano un po', poi a un certo punto trovano un elettrone e ricombinano. Vanno, in pratica, a un certo punto, dei tanti elettroni che ci sono disponibili, uno occupa lo spazio lasciato dalla lacuna e la lacuna scompare e sparisce anche l'elettrone. Gli elettroni sono tanti di più, quindi le lacune spariscono senza problemi, insomma, non, cioè, spariscono e degli elettroni non, della concentrazione degli elettroni non viene alterato niente. Ok, quindi c'è questo spostamento, poi vengono assorbite le lacune, gli elettroni finiscono di là, ricombinano con qualche altro, con qualche altra lacuna e spariscono. D'accordo? Quindi il risultato netto è che queste cariche minoritarie, ecco, questa è una parola nuova che ho detto adesso, cariche minoritarie, cosa sono le cariche minoritarie? Sono le cariche che sono i portatori, le cariche mobili, che sono in concentrazione minore in una regione. Quindi, per esempio, le lacune nella zona N sono minoritarie e gli elettroni nella zona P sono minoritari. Quindi queste cariche minoritarie, quindi presenti in piccola concentrazione, vengono assorbite e spariscono, però che cosa hanno fatto? Hanno lasciato delle cariche fisse non compensate nella zona di provenienza. Ok? Perché qua ci sono, per esempio, degli ioni negativi che sono rimasti qui e sono non compensati, hanno perso gli elettroni, quindi c'è una carica netta negativa qui. Di qua, analogamente, i donatori non sono più compensati dagli elettroni che se ne sono andati e c'è una carica netta positiva. Quindi si crea, vedete, questa situazione per cui c'è una, si chiama questa regione di carica spaziale. E poi qui invece c'è una regione complessivamente neutra perché gli ioni sono compensati dagli dalle lacune che ci sono e qui c'è un'altra regione neutra. Quindi delle due regioni N, prima erano tutte e due completamente neutre, adesso abbiamo che all'interfaccia si è creata una zona, regione di carica spaziale fatta da ioni non compensati, mentre invece il resto rimane neutro. Ora, questo processo è un processo che porta all'equilibrio. Perché? Perché vedete, quando ho qui una carica positiva e di qua una carica negativa, il risultato netto che ottengo è che c'è un campo elettrico che va dalla zona positiva alla zona negativa. E tanta più carica c'è nella regione carica spaziale, tanto più alto è il campo elettrico. Va bene? Quindi in pratica, dal punto di vista del campo, come e cosa si può dire? Beh, il campo si oppone alla diffusione. Vedete, il verso che ha il campo è tale che oppone una resistenza, cioè manda le lacune nella zona P e gli elettroni nella zona N, quindi si oppone alla diffusione. Va bene? Il campo spinge i due tipi di cariche mobili nelle direzioni di provenienza, quindi si oppone alla diffusione. Questo è bene sottolinearlo. Il campo elettrico si oppone alla diffusione. Allora, dinamicamente, che cos'è che succede? Succede questo, che in pratica all'inizio non c'è regione carica spaziale, è tutta neutra. Poi comincia la diffusione, cominciano a scoprirsi gli ioni, quindi a esserci regione carica spaziale e c'è un campo che si oppone alla diffusione. Ma questo campo all'inizio non è sufficiente a bloccarla. La diffusione continua, un pochino più rallentata, ma continua, in questo modo aumenta la regione carica spaziale perché rimangono scoperti più ioni. Questo campo aumenta a sua volta,
magari ancora non riesce a bloccarlo, a un certo punto rallenta ancora la diffusione e questa regione carica spaziale si allarga ancora, il campo aumenta ancora, a un certo punto tutto il processo finisce quando il campo diventa sufficientemente alto da bloccare la diffusione. A quel punto la diffusione non avviene più, quindi il campo non cambia più e si raggiunge a situazione di equilibrio. Ok? Quindi mettendo due barrette a contatto si crea la regione carica spaziale fino al punto in cui il campo blocca completamente il processo di diffusione. Lo stesso meccanismo che vi ho raccontato adesso si può raccontare anche graficamente in termini energetici. Cioè, guardiamo un pochino quello che abbiamo in questa situazione, no? Abbiamo una regione, immaginiamo di essere all'equilibrio, quindi a questo punto abbiamo una regione carica spaziale che si è formata. Vediamo un po' dal punto di vista del profilo di energia che cosa abbiamo. Mettiamoci qua, facciamo questo grafico. Ecco, qua disegno ora freddo io. Grazie. Allora, questo è lo zoom IPN. Questa è la regione carica spaziale, va bene? Quindi immaginiamo che sia questa qua. Qui ci sono ioni di un tipo e ioni dell'altro. Questa è la regione P, questa è la regione N. Questa è la regione carica spaziale. E quelle altre due sono le regioni neutre. Allora, adesso vediamo il grafico della densità di carica, che chiamiamola ρ. Quindi diciamo che questi sono i coulomb per unità di volume. Allora, questa è l'interfaccia. Abbiamo che c'è una carica netta positiva nella regione carica spaziale di tipo N, dove gli ioni sono positivi, e c'è una carica netta negativa nella regione carica spaziale di tipo P. E poi il resto è neutro. Quindi questo è esattamente quello che ci siamo detti ora. Va bene? Questo qua è alto Q per ND e questo vale meno Q per NA, dove ND è la concentrazione di donatori e NA è la concentrazione di accettori. Quindi questa ρ è in coulomb diviso metro cubo. Quindi è una carica per una densità di carica. Questa parte qua, la zona dove la carica è non nulla, è la regione carica spaziale che si chiama anche regione di svuotamento, zona di svuotamento. Regione svuotamento. L'area di questo rettangolo e l'area di quest'altro rettangolo sono cariche per unità di superficie stavolta, quindi è la carica complessiva che c'è per unità di superficie. Vabbè, per il momento non c'è bisogno di dire altro. A questo punto io posso usare il teorema di Gauss, no? E mi ricordo che la derivata del campo elettrico rispetto a x è uguale alla concentrazione di carica divisa epsilon 0 epsilon r. No, in una dimensione, teorema di Gauss a questo punto parte l'equazione di Maxwell, no? In una dimensione, la divergenza del campo elettrico è uguale a ρ diviso epsilon 0 epsilon r. D'accordo? Allora a questo punto io ρ la conosco,
Quindi questo grafico qui diventa il grafico della derivata del campo elettrico, posso quindi calcolare il campo elettrico. Bene, quindi io posso mettermi qua e dire adesso faccio il grafico del campo elettrico, diciamo volt su metro, quella è l'unità di misura, in funzione di x. E come è fatto? Va bene, qua ho un conduttore a riposo e quindi il campo elettrico è nullo, in questo punto la derivata è negativa, quindi il campo elettrico scende così, a un certo punto qua la derivata cambia segno, quindi il campo elettrico sale e qui sarà ancora nullo. Vedete, questo punto qui è proporzionale all'area di questo rettangolo e siccome il campo elettrico deve essere nullo agli estremi perché è una situazione di un conduttore a riposo, vuol dire che quest'area è uguale a quest'area. Quindi quest'area e quest'area sono uguali. Il motivo per cui sono uguali è che il campo elettrico è nullo, quindi queste due aree a meno di epsilon 0 e epsilon r sono uguali a questo punto. Va bene? Quindi io qui magari faccio una nota e lo dico, queste due aree sono uguali. Vabbè, a questo punto io mi ricordo anche che il potenziale che mi è legato all'energia è legato al campo elettrico, perché per definizione il campo elettrico è la derivata del potenziale col segno a meno. Quindi a questo punto io posso rappresentare l'andamento del potenziale. Come sapete, il potenziale è definito a meno una costante, quindi io scelgo il valore del potenziale in un punto, per esempio dico che si parte da 0, a questo punto io devo fare, ecco, l'integrale di questa retta, l'integrale di una retta è ovviamente una parabola, questa retta è verso il basso, quindi se cambio segno la derivata è positiva e quindi e cresce, quindi la concavità è verso l'alto, poi qua invece la derivata è negativa del campo elettrico, quindi la concavità di phi, scusate, la derivata è positiva, poi devo cambiare di segno, diventa negativa, l'integrale mi ha quindi una concavità rivolta verso il basso e a questo punto derivata nullo, campo nullo vuol dire derivata nulla rimane costante. Quindi vedete, il potenziale è una barriera di questo tipo. Questa, vedete, all'equilibrio, cosa importante che uno magari non si aspettava all'inizio, all'equilibrio tra la regione P e la regione N c'è una differenza potenziale. La differenza potenziale è l'altezza di questa barriera. Questo si chiama di solito phi BI, cioè potenziale built-in. Built-in nel senso che è intrinseco, nasce internamente al dispositivo. Ed è dovuto al drogaggio differente. Ok? Quindi ripeto, questo è un concetto non immediato. Abbiamo un dicevo, non è un concetto immediato, abbiamo un potenziale che nasce nel dispositivo a riposo. Allora, ora facciamo lo stesso disegno del dispositivo e vediamo l'energia potenziale per gli elettroni e l'energia potenziale per le lacune. Quindi, riprendiamo lo stesso dispositivo in alto che ho fatto prima. Immaginate, voi magari potete anche non rifarlo, tanto dovreste averci. Abbiamo qua la carica fissa di tipo positivo e negativo, questo è P, questo è N, come prima, no? Questo è il punto in cui abbiamo la giunzione, si dice, sì, posizione della giunzione. Allora, io posso tracciare l'energia potenziale per le lacune, quindi chiamiamola UP,
Questa è l'energia. Potenziale per le lacune. Beh, è facile perché a meno una costante UP è uguale a Q per φ π, per φ, no, è proporzionale, essendo la carica positiva, l'energia potenziale è la carica per il potenziale. E allora, per quello che ci siamo appena detti, la carica è fatta così. È allo stesso profilo di φ. No? Ora ho fatto un disegno magari bruttino perché devo ricordarmi dove sono le. Qui rimane costante perché il campo è nullo, poi sale con una parabola, sale con un'altra parabola con concavità verso il basso e poi continua. Questa altezza è Q per il potenziale built-in. Che cosa ha questo? Che proprietà ha questa barriera? Ha questa proprietà che le lacune che sono da questa parte non riescono ad andare di là perché vengono bloccate dalla barriera di energia potenziale che vedo. Quindi quell'effetto che prima avevo raccontato in termini del campo elettrico, ora si vede bene in termini del potenziale. Okay. Se guardo l'energia potenziale per gli elettroni, l'effetto è simile. Stavolta abbiamo però UN uguale a meno Q per φ, perché gli elettroni sono carichi negativamente. D'accordo? Quindi se vado a fare, prendo lo 0 qua, tanto posso spostarlo in una costante in alto e in basso senza problemi, mi viene una cosa di questo tipo, mi viene capovolto. Così, un po' così, un po' così. Mi viene capovolto. Ripeto, il punto di riferimento dove prendo lo 0 non è importante perché l'energia potenziale è tutta definita almeno una costante, no? Però vale questa condizione. Allora, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che gli elettroni che sono da questa parte, che tenderebbero a diffondere di là, in realtà poi vengono bloccati dalla barriera. D'accordo, quindi allora la stessa cosa che abbiamo detto prima parlando del campo si può vedere ora parlando dell'energia potenziale. Allora, che cosa succede? Quando vedete, questa barriera è legata alla presenza della regione carica spaziale. Più è ampia la regione carica spaziale, se prendo il grafico di prima si capisce bene. Più ampia la regione di carica spaziale, più è grande il campo massimo che si raggiunge, più quando faccio l'integrale ottengo una barriera alta. D'accordo? Quindi in pratica che cos'è che succede? All'inizio si parte che non c'è regione di carica spaziale e quindi non c'è nessuna barriera. Poi man mano che i portatori minoritari scappano, diffondono da una parte all'altra, si crea una barriera sempre più alta che si oppone alla diffusione finché diventa talmente alta che non c'è più diffusione. E l'altezza che ci vuole della barriera perché non c'è diffusione si crea automaticamente, è questo potenziale built-in nel dispositivo. Ok. Quindi guardando il potenziale, vedete il potenziale più alto nella regione N che nella regione P. Ok. Adesso guardiamo che cosa succede quando il diodo non è all'equilibrio. Ne approfitto un attimo perché ho visto che mi sono scappate alcune parole che non avevo definito precedentemente. Ho detto qualche volta portatori.
Ecco, questo va un pochino chiarito, non mi ricordo se l'ho già definito. Abbiamo parlato di elettroni liberi e di lacune, che sono cariche mobili, no? Sono particelle cariche o quasi particelle cariche che si possono muovere liberamente nel materiale. Queste noi le chiamiamo anche portatori, vuol dire portatori di carica, poi spesso sto di carica si sottintende, si chiamano portatori, perché sono particelle cariche che quando si spostano trasferiscono la carica da un punto a un altro. Quindi le chiamo portatori oppure in inglese si chiamano carriers, charge carriers, che letteralmente vuol dire portatori di carica. Ecco, poi un'altra distinzione che si fa all'interno dei portatori, oltre a quella elettroni liberi e lacune, è portatori maggioritari e portatori minoritari. Portatori maggioritari sono quelli che in una certa regione spaziale sono la maggioranza, sono quelli tipicamente in posti dal drogaggio. Se io carico, se io drogo con donatori, i portatori maggioritari saranno gli elettroni, perché sono di più, e in quella regione le lacune sono portatori minoritari. In una regione di tipo N, i portatori maggioritari saranno gli elettroni e i portatori minoritari, sono quelli a concentrazione minore, saranno le lacune. Okay? Io, vedrete, poi queste sono parole che userò anche nel seguito, quindi conviene un attimo fissarle, per quanto sia un po' intuitivo il significato, ma una volta che lo diciamo è più semplice. Va bene, allora, questo è il diodo d'aggiunzione all'equilibrio, chiaramente ci si fa poco con il diodo all'equilibrio, vediamo che succede quando applichiamo una tensione. Allora, la prima cosa che voglio vedere con voi è quando applichiamo una tensione inversa. Quindi, cosa vuol dire? Allora, scriviamo prima il titolo. Dunque, diodo aggiunzione in polarizzazione inversa. Allora, che cos'è la polarizzazione di un dispositivo? La polarizzazione è l'insieme di tensioni che applichiamo. Va bene, nel nostro caso abbiamo soltanto due terminali, in questo caso, quindi è la tensione che applichiamo tra due terminali, tra la zona P e la zona N. Allora, immaginiamo di prendere il diodo d'aggiunzione PN e di applicare una tensione che abbia la zona N a tensione più alta rispetto alla zona P. Immaginiamo che questa sia la tensione. Va bene? Quindi la polarizzazione è inversa quando la zona N ha tensione maggiore della zona P, che vuol dire ha potenziale maggiore. Allora, guardiamo il profilo del potenziale. Per differenza, disegniamo un attimo prima quello che abbiamo all'equilibrio. All'equilibrio avevamo detto che avevamo una cosa di questo tipo. Abbiamo potenziale built-in, che è questo. Va bene? Questo è il punto dell'aggiunzione. Se applico una tensione più alta, praticamente aggiungo V da questa parte, sulla parte N, quindi come se aggiungessi V sopra il potenziale che avrei in assenza di batteria, quindi il potenziale lo sposto co così in alto, di qua non lo tocco, lo lascio dov'è. Quindi che cosa mi aspetto che succeda? Beh, non è che succede niente in particolare, di fatto alzo la barriera, avevo una barriera che era solo quella di Fb, aumento la barriera, la faccio diventare Fb più la tensione applicata. Va bene? Allora, come si raccordano le due cose? Beh, per aumentare il potenziale vuol dire che aumenta la zona di svuotamento. Perché quando aumenta la zona di svuotamento aumenta il campo, aumenta l'integrale del campo che è il potenziale. Quindi, questa differenza di potenziale tra le due regioni diventa V più
più Fb chiaramente aumenta la zona di svuotamento. Va bene. Che succede alla corrente? Vabbè, è chiaro, la diffusione è completamente bloccata perché era già bloccata dal potenziale built-in. Se alzo ancora di più la barriera, insomma, era già bloccata prima e dopo a maggior ragione non passa più niente. D'accordo? Ripeto, già la barriera che c'era era sufficiente a bloccare la diffusione di carica. Se la alzo ancora, a maggior ragione viene bloccata, quindi la corrente non passa. Ok? Quindi la corrente di diffusione è bloccata quindi la barriera aumenta chiaramente la stessa barriera per gli elettroni per le lacune che cosa avviene però ora io qui su questo grafico vantaggio di farvi vedere sia l'energia potenziale per le lacune che è Q per V più Fb e sia l'energia potenziale per gli elettroni. Faccio su una scala un po' più piccola perché voglio fare tutto sulla stessa che è fatta così, no? E questo è di nuovo Q per V più Fb e. Quindi le lacune non passano, gli elettroni non passano. Allora, è assolutamente zero la corrente? E in realtà la corrente non è proprio zero. Perché? Perché i portatori maggioritari non contribuiscono alla corrente, non diffondono più. Va bene. Però che cosa c'è? C'è che, per esempio, nella zona N qualche lacuna c'è, non è che non ce ne sono proprio. Abbiamo visto su concentrazioni magari 10 ordini di grandezza più basse, anche di più di quelle degli elettroni, ma qualche lacuna c'è. A questo punto, siccome i portatori che sono presenti in concentrazione più grande non contribuiscono alla corrente, andiamo qualche livello sotto, vediamo se quelli minoritari possono partecipare. In effetti possono partecipare, perché qui, se qui c'è una lacuna, vedete cosa succede? La lacuna viene, cioè vede una discesa di energia potenziale, no? Quindi viene accelerata verso la zona P. Lo stesso, se c'è qua un elettrone, l'elettrone viene accelerato verso la zona N. Quindi quei portatori minoritari che sono presenti in concentrazioni ridicole nel P e nell'N, però trovano il campo elettrico, il profilo di energia che li facilita nel trasferimento e quindi c'è una piccola corrente. Va bene? Quindi c'è una piccola corrente dovuta ai portatori minoritari che vengono accelerati dal campo, quindi una corrente di deriva e è molto molto bassa, spesso uno può trascurarla perché comunque è veramente bassa, però non è assolutamente nulla e quella corrente si chiama corrente di saturazione inversa. Qui fatemelo scrivere. Quindi esiste una piccola corrente saturazione inversa dovuta ai portatori minoritari accelerati dal campo. Va bene.
Oh, questo tipo di polarizzazione si chiama inversa perché non è la polarizzazione in cui il diodo, come dire, conduce veramente, c'è soltanto una corrente piccola. Ecco, la corrente di saturazione inversa si chiama di solito IS. Ora, questa scorre in questa direzione perché vedete, in pratica le lacune si spostano da qua a qua, gli elettroni da qua a qua, quindi il verso della corrente è questo. Quindi è lo stesso, ovviamente concorde col verso del generatore. Di saturazione inversa, IS, questo S come pedice sta per saturazione. In inglese saturation current. Va bene. Allora, abbiamo visto la polarizzazione inversa, adesso vediamo l'altra polarizzazione, che è la polarizzazione diretta. Abbiamo visto prima la inversa perché è più facile. Diodo in polarizzazione diretta. Allora, in questo caso la tensione che applichiamo è nell'altra direzione, quindi se questo è il diodo, applichiamo una tensione così, con la zona P positiva rispetto alla zona N. Allora, di nuovo, vediamo il profilo del potenziale. Quindi il profilo potenziale abbiamo detto era fatto così, questa era la Fb, va bene, a questo punto io porto, immaginiamo di mettere sempre a zero la tensione sulla zona P. Prendiamola come riferimento, abbasso il potenziale della zona N rispetto a quello della zona P, di una quantità pari a V. Va bene? Quindi se io vado a fare il profilo di potenziale, qua me lo trovo più basso, di una quantità pari a V. D'accordo? Che cosa vuol dire? Di qua per il riferimento lo prendo sempre a 0, e allora vuol dire che ho ridotto l'altezza della barriera. Quindi ho ridotto la dimensione della zona di svuotamento. Ok? Che effetto ha questo? Beh, l'altezza di barriera pari al potenziale built-in era sufficiente a inibire la diffusione di cariche. Adesso che abbasso la barriera, ho di nuovo diffusione di cariche. E basta poco, in pratica, cioè, in realtà diventa molto sensibile alla corrente a quanto abbasso la barriera. Basta abbassare di poco la barriera che la corrente aumenta moltissimo. D'accordo? Quindi nel momento in cui abbasso la barriera, ho che le lacune vedono una barriera bassa e quindi possono passare di là, mentre invece gli elettroni pure vedono una barriera bassa, possono passare dall'altra parte. E la barriera, anche se gli elettroni passano, la barriera viene tenuta bassa perché viene tenuta bassa dal generatore, d'accordo? La batteria che applico. Quindi, e cosa succede? Questi elettroni che vanno di qua, queste le lacune che vanno di qua, praticamente diffondono, le segno di qua. Diffondono un po', poi a un certo punto ricombinano, quando ricombinano sparisce la lacuna, sparisce anche l'elettrone da questa parte, ma l'elettrone poi viene subito rimpiazzato dal generatore che tiene costante la tensione. Lo stesso, gli elettroni che sono di qua diffondono di là, a un certo punto ricombinano, spariscono, sparisce anche una lacuna e la lacuna viene subito rimpiazzata di qua dal generatore. Quindi il generatore
rimpiazzando i portatori, tiene ferma la tensione e quindi la barriera rimane bassa e la corrente continua a passare. Ok? Questo è il motivo per cui poi abbiamo una corrente che scorre in questa direzione, no? Perché la carica positiva si sposta in questa direzione, quella negativa in direzione opposta, quindi la corrente, se è concorde ovviamente col generatore che applichiamo. Quindi col diodo ha questa caratteristica, in una direzione passa corrente molto alta, nell'altra se polarizza in un modo con la regione P, tensione più alta della regione N, passa corrente. Se polarizza in direzione inversa, invece praticamente la corrente non passa. Ovviamente passa una corrente minima per quasi tutti gli usi, completamente trascurabile. Va bene? Questo è quello che abbiamo. Questo è il motivo per cui il simbolo del diodo poi è questo qua. Il simbolo è questo, è praticamente il simbolo di una freccia dove la zona N è la parte vicino alla punta, la zona P è la parte vicino alla coda e questa freccia segna la direzione in cui passa la corrente. Quello vuol dire il diodo fa passare la corrente soltanto nella direzione della freccia, nella direzione opposta praticamente no. Ok? Giusto per aggiungere qualche elemento in più, si chiama catodo, l'elettrodo a tensione più bassa quando il diodo conduce, e anodo, l'elettrodo a tensione più alta quando il diodo conduce. Quindi l'anodo è quello. È il contatto dalla parte P e il catodo è il contatto dalla parte Ok? Allora, non voglio dimostrare niente, però è utile vedere qual è la relazione analitica tra corrente e tensione. Okay. Che vi ho detto già parole, in inversa la corrente è bassissima, in diretta sale molto rapidamente, però è utile scrivere un'espressione analitica, non la dimostriamo, però la scriviamo. La relazione tra corrente e tensione si chiama caratteristica IV del diodo, caratteristica corrente tensione, caratteristica corrente tensione del diodo. Allora, prendiamo il simbolo di prima. In questa situazione applichiamo una tensione V e prendiamo come verso convenzionale della corrente I. La caratteristica corrente tensione approssimativamente è un esponenziale. Dove questo K è la solita costante di Boltzmann. Boltzmann. Fondamento è questo tipo, quindi vedete, c'è questa IS è la corrente di saturazione, è la corrente di saturazione inversa. Allora, facciamo uno studio di funzione, no? Si vede quando V è uguale a 0, l'argomento dell'esponenziale è 0 e la corrente è 0.
fa 1 meno 1, quindi se V è uguale a 0, I è uguale a 0, e grazie, siamo all'equilibrio, è giusto che non passi corrente, no? Se V è minore di 0, ecco qui minore, abbastanza minore di 0, diciamo molto minore di 0, in modo tale che, molto minore di 0 è brutto scrivere, è minore di 0, diciamo che è alcune volte questo termine kt su q. Allora, l'argomento dell'esponenziale diventa un numero di alcune unità negativo, e quindi l'esponenziale è praticamente trascurabile rispetto a 1, e quindi viene che I è uguale a meno IS, che è la corrente di saturazione inversa. Torna col discorso che vi ho fatto prima, no? Quindi minore di 0 vuol dire abbastanza minore da rendere l'esponenziale nullo. Quando invece la tensione è maggiore di 0, beh, praticamente conta soltanto l'esponenziale, no? L'1 diventa subito trascurabile e quindi l'andamento della corrente è esponenziale con la tensione. Quindi io posso dire, se V è maggiore di 0, l'esponenziale subito diventa molto più grande di 1 e I è praticamente uguale a I con S per exp di V su KT su Q. Questo KT su Q è dimensionalmente una tensione, spesso si chiama VT, si chiama anche tensione termica, quindi V viene diviso per questa VT, che è una tensione termica, e che vale per T uguale a 300 Kelvin, vale 26 millivolt. Le altre è facile ricordare perché gli altri due termini, la costante di Boltzmann e la carica dell'elettrone, sono costanti universali, quindi è utile aver presente questa relazione diretta che c'è tra temperatura e tensione. Quindi se la tensione inversa è alcune volte VT negativa, la corrente è costante, la corrente di saturazione inversa, se la tensione diretta è alcune volte VT, quindi un multiplo di 26 millivolt, praticamente l'1 non conta più. Se vado a fare il grafico, quindi vedo una cosa di questo tipo. Ecco, dipende un po' dalla scala. Se lo faccio su una scala, se lo faccio su una scala abbastanza grande, io che cosa vedo? Ma in pratica io vedo una cosa del genere, vedo questa esponenziale e poi c'è la corrente di saturazione inversa e praticamente non vedo niente, vedo uno zero. In realtà se poi qui facessi lo zoom, qui vedrei questo è meno IS. Non è esattamente zero, è che però non riesco a vederla sulla scala in cui sono. Per essere un pochino più precisi, nel caso di diodi si aggiunge spesso un'altra quantità che rende un miglior accordo con gli esperimenti, che è un coefficiente qui, che si chiama eta, e che è un numero che dipende dal tipo di materiale compreso tra 1 e 2. Ok? È un numero puro, eta. È uguale a 1, 2, dipende dal tipo di materiale, dalla qualità del materiale, eccetera. Per esempio, per alcuni materiali è 1, quindi non ci sarebbe stato bisogno di inserirlo, per altri materiali è più vicino a 2, insomma. E si chiama fattore di idealità del diodo. Fattore di idealità. Diciamo, ve lo dico per inciso perché spesso è utile da conoscere, però dal punto di vista dei discorsi che abbiamo fatto non ha praticamente nessun effetto. È la lettera greca eta.